Verso le amministrative, Massimo Castagnini chiede le primarie per ricucire con il centrodestra. Accordo trovato nel centro-sinistra, si vota il 12 febbraio per scegliere il candidato con le primarie. La polemica Uto Ughi, i Maneskin sono un insulto alla cultura e all'arte. Per lo sport CR Siena, il calcio parla Mulinacci, presidente dei Fedelissimi, le giovanili non si sono allenate. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG 91. Apriamo parlando di politica. Massimo Castagnini ufficializza la sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Siena, ma chiede le primarie per ricucire con il centrodestra. Sentiamo. Primarie di centrodestra. Così Massimo Castagnini, annunciato candidato sindaco delle forze civiche che hanno sostenuto il primo mandato De Mossi, prova a ricucire con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Un cenno di riconciliazione, sostenuto anche dall'assenza dell'attuale primo cittadino, lanciato ai partiti che proprio ieri hanno ufficializzato l'appoggio al candidato sindaco Emanuele Montomoli. La mia proposta è quella di tentare di costruire un tavolo che ci possa portare a una sintesi, altrimenti propongo anche la possibilità di poter fare delle primarie dell'elettorato ovviamente di centrodestra e del nostro civismo. Per la corsa alle amministrative Castagnini è pronto a dimettersi da presidente di Sigerico. Chiaro che nei prossimi giorni darò le dimissioni, verifichiamo un attimo quella che è la situazione, ma chiaramente anche per come sono fatto io dalle missioni sindacali. La proposta politica di Castagnini è in continuità con l'attuale amministrazione, al contrario di quella di Emanuele Montomoli, sostenuto dai partiti di centrodestra. Io questa discontinuità bisogna vederla se poi si traduce nei fatti oltre che nelle parole, perché questa amministrazione ha amministrato bene. All'interno c'erano anche, mi sembra, assessori dei vari partiti del centrodestra. Sarebbe uno sconfessare se stessi. Beh, personalmente in effetti non l'ho visto di buon gusto quel documento. Io non l'avrei mai firmato. E a proposito di politica e di centrodestra, Emanuele Montomoli parla ai nostri microfoni dopo aver ottenuto il sostegno da parte dei partiti di centrodestra per la candidatura a sindaco di Siena. Lorenzo Agnelli. Emanuele Montomoli sarà il candidato del Centrodestra Unito per la carica sindaco di Siena per il quinquennio 2023-2028. Un'investitura arrivata dopo diversi giorni di stallo, interlocuzioni, passi avanti e retromarce che andrà a rafforzare il suo percorso ufficializzato a inizio settembre con la sua lista civica Emanuele Montomoli sindaco. Beh, senz'altro sono contento che un gruppo coeso, unito di partiti abbia deciso di venire a condividere il mio programma e quindi niente, le sensazioni sono positive. Ora a questo punto lavorerò e a questo punto posso dire anche lavoreremo insieme alla coalizione per cercare di allargare anche ad altri gruppi civici, ad altri gruppi della città che si sentono e sono in linea e condividono quella che è la nostra strategia, la nostra visione futura della città. Io vorrei sto cercando di fare il sindaco per risolvere i problemi concreti di questa città. Continuo ad andare un po' in giro per i quartieri. La prossima settimana c'è un incontro nel quartiere di Vico Alto, poi ho programmato ancora incontri con diverse associazioni di categoria e con diversi gruppi di persone. Soddisfatto del sostegno ricevuto, Montomoli resta comunque con i piedi per terra e da uomo di azienda quale è si concentra sulle linee programmatiche da condividere con la coalizione di centrodestra. Il messaggio che vorrei che passasse della candidatura di Emanuele Montomoli è proprio questo: bene parlare di politica, chiaramente sono contento della coalizione di centrodestra che è venuta a condividere il programma, però essendo un uomo anche, mi viene da dire, di azienda, sono anche un uomo che va al concreto, che vorrebbe andare al concreto dei problemi e cercare di risolverli nel più breve tempo possibile e nel miglior modo. È trovato l'accordo anche nel centro-sinistra per le primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco. Si vota il 12 febbraio prossimo e fino a domenica si potranno aggiungere nuovi nomi. Lorenzo Agnelli.
Si mette in moto ufficialmente la macchina organizzativa che garantirà la trasparenza e il corretto svolgimento delle primarie di centro-sinistra per la scelta del candidato sindaco a Siena. Trovato l'accordo tra le varie anime del centro-sinistra per le regole e per la data delle tanto attese primarie. Nella riunione di ieri sera infatti è stato definito ogni aspetto. Prima di tutto la data sarà domenica 12 febbraio in concomitanza con le elezioni regionali di Lombardia e Lazio. Dopo il ritiro dalla corsa di Massimo Vita, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Siena, al momento si tratta di una partita a due tra la ex referente Caritas di Siena Anna Ferretti, sostenuta dal Partito Democratico e dall'area più riformista della coalizione, e l'esponente di Indipendenti e Progressisti Ernesto Campanini. Potrebbero esserci però anche altri contendenti, infatti sarà possibile candidarsi entro domenica prossima 22 gennaio presentando almeno 150 firme di sostegno e un garante. Una decisione che sembra aver sancito una pace definitiva e un ritrovato stimolo per il centro-sinistra dopo gli annunci delle ultime ore che hanno riguardato soprattutto il centro-destra. Un accordo che pone tutta la coalizione unita sulla strada per tornare al governo della città senese perso nel 2018. Sarà la prima apparizione pubblica di Tertium Datur Siena per presentare la propria attività e attenzione sulla città. Domani, venerdì 20 alle ore 18, al centro sociale La Tuberosa. Il titolo dell'iniziativa sarà Abbiamo una città in comune. Lorenzo Agnelli. Ad un anno esatto dalla nascita di Tertium Datur Siena Bene Comune, l'associazione composta da personalità attive in molteplici sfere del tessuto economico e sociale senese, è tempo di presentarsi ufficialmente alla città. Proprio domani sarà l'occasione per trattare le proposte e le riflessioni sul reale cambiamento di Siena e del suo governo dalle ore 18 al centro sociale La Tuberosa, su cui Tertium Datur sta lavorando costantemente da mesi. Proponiamo sinteticamente alcuni temi che ci sono cari e che sono tutti attinenti ai beni comuni e alla difesa dei beni comuni. Tertium Datur Siena Bene Comune nasce per questo, per far partecipare alla vita sociale e politica cittadini che non hanno mai partecipato o che sono delusi o che sono stanchi o che non sanno che riferimenti prendere. Mettere a un tavolino persone di diversa età, di diversa estrazione sociale e anche di diversa appartenenza più che politica elettorale, cioè ci confrontiamo tra persone che probabilmente voteranno il centro-sinistra, probabilmente voteranno il polo civico, probabilmente voteranno Potere al Popolo se si presenterà. Tertium Datur non prenderà parte alla campagna elettorale per le amministrative del 2023, non presenterà un candidato e neanche una propria lista, ma lascia liberi gli aderenti di poter condividere un percorso elettorale in una delle coalizioni che sono in campo. Equidistanza dal centro-sinistra, dal civico Fabio Pacciani e da un possibile candidato di Potere al Popolo, ma nessuna possibile convergenza verso la coalizione di centrodestra di Emanuele Montomoli e dei civici di Massimo Castagnini che per anni hanno governato la città. Tertium Datur lo ha premesso fin dalla sua nascita che quantomeno per le amministrative del 2023 non si sarebbe costituito né come partito né come lista elettorale o lista civica. Questo non toglie che tra i nostri militanti, attivisti o aderenti al nostro famoso testo sacro ci possa essere qualcuno che poi decide in autonomia di candidarsi in questo o quello schieramento. Ovviamente abbiamo delle idee fondanti e dei valori forti che non sono che non possono andare in deroga, per cui il nostro, come dire, campo largo è largo fino a un certo punto. Escludiamo la partecipazione dei nostri aderenti o militanti o attivisti nelle liste del centrodestra e della destra. Abbandoniamo la pagina politica e cambiamo argomento. La presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena, Patrizia Grieco, nel corso del consiglio di amministrazione odierno e dopo aver informato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato la sua indisponibilità al rinnovo dell'incarico in scadenza con la prossima assemblea di bilancio. È stata un'esperienza umanamente e professionalmente molto intensa, ha detto Grieco, culminata con il successo dell'aumento di capitale. Ringrazio tutti i colleghi che hanno svolto uno straordinario lavoro in anni molto complessi e sfidanti.
Diverse le novità, cambiamo argomento ovviamente, nel nuovo protocollo per i cavalli da palio. Ne parleremo in modo approfondito questa sera all'interno di Palio d'Inverno con Veronica Costa in onda alle 22.45, ma intanto proprio nel servizio di Veronica Costa sentiamo le varie anticipazioni. Una riunione, quella che si è svolta ieri a Palazzo Pubblico, che ha introdotto alcune novità per il protocollo equino. Il sindaco ha infatti presentato, prima ai capitani e poi ai proprietari di cavalli, l'introduzione di una sospensione per i cavalli iscritti al protocollo che poi non vengono presentati senza giusta causa. Tale sospensione riguarderà l'anno in corso e i due successivi. Un cambiamento che era ormai atteso da tempo dopo le molte assenze dello scorso luglio. Un palio con molti soggetti nuovi e che fu corso da sole 6 contrade. Sensazione positiva su quello che è stato detto dal sindaco e dall'ufficio palio. E c'è questa novità, queste alcune novità relative ai 3 veterinari di contrada, le 10 prove di addestramento e, chiamiamolo così, questa visita fiscale nell'eventualità che un cavallo non venga presentato. Ha stupito l'altra novità illustrata ieri dal primo cittadino. Il sindaco ha infatti proposto ai 17 capitani di integrare la commissione veterinaria comunale con 3 veterinari di contrada che avranno il ruolo di valutare i cavalli nuovi, in particolare durante le corse di addestramento, che come lo scorso anno sono state confermate in 10 appuntamenti. Non un obbligo per i capitani, ma una possibilità da valutare. Una novità sicuramente non attesa nel mondo delle contrade, che dovrà essere analizzata a fondo. I capitani si incontreranno infatti all'inizio della prossima settimana per capire se accettare tale proposta ed in caso con quale metodo arrivare alla scelta dei 3 nominativi, scelta sicuramente non semplice. C'è questa proposta, questa novità di un'integrazione da parte delle contrade di 3 nominativi di veterinari che andrebbero a collaborare con la commissione veterinaria esclusivamente per quanto riguarda, se abbiamo capito bene, i cavalli nuovi, per quanto riguarda i lavori di Mociano e per le corse di Monticiano. È assolutamente obbligatoria, è una cosa che ci è stata messa a disposizione. Basta, ecco, non c'è alcun tipo di obbligo ovviamente. Ne parleremo poi con calma settimana prossima e valuteremo un attimino insomma come fare. Sarà il famoso violinista Uto Ughi il direttore artistico degli eventi organizzati per celebrare il centenario della Chigiana. Ce ne parla Filippo Meiattini. L'Accademia Chigiana celebra il centenario delle attività concertistiche e il maestro Uto Ughi sarà il direttore artistico degli eventi musicali organizzati per festeggiare questo anniversario. Il programma prevede un totale di 14 concerti che si terranno a partire dal 21 febbraio 2023 fino alla primavera 2024. Uto Ughi, violinista di fama mondiale, è un ex allievo e docente della Chigiana. L'Accademia Chigiana è stata la scuola di musica più importante del mondo, dove io conosco i più grandi maestri dell'interpretazione del 1900, per cui dare un contributo alla cultura di questa città per me è un grande onore e un privilegio. Ho conosciuto tante realtà musicali, ma come quella di Siena nessuna. Il centenario sarà un evento di grandissimo rilievo, credo, noi vorremmo lo fosse per tutti i senesi, per tutta la città, anche per la Toscana. Speriamo di avere una dimensione anche sovracittadina, direi anche sovranazionale. Protagonista del centenario dell'Accademia Chigiana anche il comune di Siena, che ha stanziato 150.000 euro in 3 anni per queste celebrazioni. Mi pare che questa sinergia sia fondamentale per quanto riguarda il nostro comune, perché è un'iniziativa assolutamente necessaria, importante e certamente celebrativa, ma anche di prospettiva futura. E non è passata inosservata una frase che lo stesso Uto Ughi ha detto durante la conferenza stampa. I Maneskin, ha dichiarato, sono un insulto alla cultura e all'arte. Filippo Meiattini.
I Maneskin sono un insulto alla cultura e all'arte. Un fulmine a ciel sereno, la dichiarazione del violinista Uto Ughi durante la conferenza stampa in cui è stato presentato come direttore artistico del programma di eventi speciali dedicato al centenario dell'Accademia Chigiana. Parlando della musica moderna, Ughi si è lasciato andare ad una dichiarazione fortemente critica rivolta direttamente alla band romana in vetta a tutte le classifiche del mondo. A margine della conferenza stampa, Uto Ughi ha provato a contestualizzare le sue parole, ma ha comunque sottolineato il suo disappunto, per usare un eufemismo, verso la musica dei Maneskin. No, ma io non ce l'ho particolarmente con i Maneskin. Io penso che ogni genere ha il diritto di esistere, però quando fanno musica, non quando urlano e basta. Un conto è cantare, un conto è urlare. Non è la prima volta che Uto Ughi parla criticamente dei Maneskin. La scorsa estate, raggiunto dai microfoni del Corriere della Sera, disse: Maneskin, la musica è altro. La Pinacoteca Nazionale di Siena ha un nuovo logo e un nuovo prezzo d'ingresso. Sentiamo tutte le novità nel servizio di Filippo Meiattini. Un nuovo logo per la Pinacoteca che ci proietta nella modernità. A dirlo è stato il direttore del museo, Axel Emery, orgoglioso di svelare il lavoro del grafico Filippo Fineschi. Il punto di partenza sono stati quattro lati che simbolicamente rappresentano la Pinacoteca e i suoi istituti di riferimento. Il logo poi riprende il modulo decorativo del tessuto che fa da sfondo alla Madonna dei Francescani di Duccio di Boninsegna. È ispirato a un'opera di Duccio, un capolavoro che la Madonna dei Francescani, e quindi riprende un motivo geometrico di quest'opera ed è semplice, universale e molto comunicativo. Insieme al nuovo logo, il direttore Emery ha ufficializzato anche il nuovo costo del biglietto d'ingresso, che da 8 euro è passato a 6. La Pinacoteca poi da gennaio a maggio resterà aperta anche tutte le domeniche e il 9 febbraio verrà svelata l'acquisizione di un'importante opera per la storia dell'arte senese che è arricchirà la collezione del museo. Infine, tutti i giovedì dalle 16 alle 19, l'associazione Amici della Pinacoteca sarà all'interno del museo ad accogliere gli eventuali nuovi iscritti. L'associazione Prospettive chiede all'amministrazione comunale di riportare il monumento ai caduti per l'indipendenza nell'omonima piazza. Da anni l'opera di Tito Sarrocchi infatti si trova a San Prospero. Sentiamo Viola Carignani. Riportare il monumento nella sua originaria collocazione e restituire alla città Piazza dell'Indipendenza nella configurazione del 1879, quando fu eretto il monumento a caduti per l'indipendenza italiana. Questo chiede l'associazione Prospettive alle istituzioni e ai candidati a sindaco. Oggi il monumento, che è stato restaurato pochi mesi fa, si trova a San Prospero in una piazza adibita a parcheggio. Credo sia l'occasione in cui c'era a pensare di ricollocarlo dove era stato posto all'inizio, ossia in Piazza Indipendenza, per ripristinare la Piazza Indipendenza nell'immagine che aveva a inizio del secolo scorso, che è una bella immagine che secondo me fa bene anche al turismo, fa bene anche alla città, fa bene anche ai cittadini senesi, riottenere una piazza come era. A fare da modella a Tito Sarrocchi, autore della statua, una donna senese, la nonna di Francesco Burroni. Nonna Emma Inglesi, poi sposata in Vetturini, era fontebrandina storica, cugina del prete Bani, biscugina del prete Bani, che però poi a metà Ottocento sposò un torraiolo, Alfredo Vetturini, questo è un grande scandalo, questa vita molto avventurosa. Per me c'è stato anche un legame affettivo con questa statua. Fin da bambino la mia mamma mi faceva vedere questa scultura. Piazza Indipendenza, dove un tempo era collocato il monumento, aveva una sua caratteristica architettonica. Alla fine dell'Ottocento si trasforma completamente quella che era Piazza San Pellegrino, il quartiere storico dell'arte della lana medievale di Siena, in una piazza che debba commemorare la raggiunta unità e l'indipendenza dell'Italia. La statua di Tito Sarrocchi la conosciamo benissimo tutti quanti, è stata una piazza che ha avuto una sua, diciamo così, caratterizzazione e unità architettonica molto precisa, molto, molto chiara, fino alla seconda metà degli anni del Novecento, del vecchio secolo, quando poi è stata spostata la statua, come sappiamo, a San Prospero, perché c'era un problema che non ci giravano gli autobus.
Sono arrivati il freddo e la prima neve sulla Miata, in queste ore anche nel nostro territorio. Si corre ai ripari per salvare in qualche modo la stagione invernale amiatina. Per questo le società di gestione e i comuni hanno trovato l'accordo per aprire gli impianti nel weekend. Sentiamo Lorenzo Agnelli. C'è una stagione invernale da salvare e il freddo è corso provvidenzialmente in aiuto. La perturbazione gelida e la neve delle ultime ore sono una vera boccata d'ossigeno per il Monte Amiata, che spinge per salvare il salvabile e garantire il turismo invernale. 35 sono i centimetri di neve sulla vetta dell'Amiata, mentre sono circa 25 nei rifugi più a valle. Una buona quantità di manto nevoso grazie all'abbondante precipitazione continua di ieri e di questo pomeriggio, ma soprattutto grazie alle temperature rimaste bene al di sotto dello zero, che hanno permesso da una parte di mantenere compatta la neve sulle piste e dall'altra l'attivazione dei mezzi di innevamento artificiale per permettere di aprire il sipario alla stagione sciistica anche sul monte tra Siena e Grosseto. Questo pomeriggio infatti si è tenuto un incontro tra le società che gestiscono gli impianti di risalita e i due comuni amiatini di Abbadia San Salvatore e Castel del Piano per programmare l'apertura dei campi scuola, delle piste e degli impianti di risalita. E così sarà. Nel prossimo weekend rivedremo un'Amiata in abito invernale. Riapriranno finalmente gli impianti sia del versante senese che di quello grossetano, per la gioia degli amanti dello sci che anche a Siena attendevano da tempo questo ritorno in grande stile. La neve insomma è una vera manna dal cielo, anche vista la sempre più continua emergenza di rischio siccità, soprattutto sul Monte Amiatino, che resta una fonte idrica per centinaia di migliaia di persone e chilometri quadrati di terreni agricoli. Proprio come dice il detto dei nostri nonni: sott'acqua c'è la fame e sotto la neve il pane. Ci spostiamo in Valdelsa. Il sindaco di Colle Valdelsa, Alessandro Donati, torna sul tubone, specificando che la posizione è sempre la stessa. Il progetto non va bene. Il primo cittadino, comunque, è aperto al dibattito e ha una soluzione migliore con garanzie tecnico-scientifiche. Simone De Mianturi. Il sindaco Alessandro Donati torna sulla questione del tubone. La posizione del primo cittadino è chiara fin dalle prime battute. Il progetto, per come è ora, non gli va bene. Donati è aperto al dibattito e alle modifiche sul progetto. Quella che vuole è una certezza tecnico-scientifica, che al momento non sembra esserci, secondo lui. Il nostro atteggiamento rispetto al progetto della centrale elettrica, al progetto chiamato appunto volgarmente o popolarmente del tubone, è sempre lo stesso. Noi, come abbiamo già detto, come ho detto in consiglio comunale, siamo stati e sono io anche personalmente sempre disponibile per un colloquio, per trovare delle forme di mitigazione degli effetti negativi del prelievo dell'acqua e dell'impatto sulle gore. Però è chiaro che abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di dati tecnici, sperimentali, che secondo me appunto al momento non ci sono. Io quello che ho sempre richiesto sono appunto delle certezze tecnico-scientifiche, e ho sempre detto che si può trovare anche un accordo con un progetto modificato rispetto a quello attualmente autorizzato, ma non a qualsiasi costo, non a qualsiasi prezzo. Valdelsa Val di Cecina è l'unione tra gli 11 comuni di due territori al confine tra le province di Siena e Pisa. Le due valli, simili e diverse tra loro, legandosi in questo ambito, guardano lo sviluppo economico e puntano ad incrementare il turismo. Nell'ambito dell'evento In One World Colle ci sarà uno spazio dedicato al brand Valdelsa Val di Cecina, un'unione transprovinciale che lega i vari comuni delle zone. 11 territori comunali con le loro peculiarità, ma anche con tante similitudini, come la storia etrusca e poi medievale, le riserve naturali, l'artigianato e il piacere del buon cibo. Un legame al confine tra la provincia di Siena e quella di Pisa, che guarda allo sviluppo economico, sociale e turistico del territorio. Le parole dell'assessora al turismo di Volterra,
Viola Luti. Il nostro ambito comprende 11 comuni, 5 della Val di Cesena e 6 della Val d'Elsa, ciascuno con delle proprie peculiarità ma anche con caratteristiche comuni. Infatti ciascuna città ha un importante patrimonio culturale che riguarda sia a livello archeologico, quindi a partire dagli Etruschi per passare poi anche al Medioevo fino all'arte contemporanea. Inoltre anche l'enogastronomia e l'artigianato ricoprono un ruolo fondamentale per l'economia, per quello che è il tessuto produttivo del territorio, ma anche la natura. Infatti è possibile in ciascuna realtà fare esperienze anche di outdoor. Infatti come ambito stiamo proprio lavorando per creare una rete omogenea attraverso percorsi che possano offrire ampie possibilità turistiche. Ciascun comune, questo credo che sia veramente il valore aggiunto, è un luogo autentico, quindi è possibile vivere il territorio in forma esperienziale e di viverlo al meglio. Adesso la pagina sportiva, il calcio. È stato ufficializzato il passaggio di Silvestri al Cesena. Intanto il caos societario continua a preoccupare i tifosi. Veronica Costa ne ha parlato con il presidente dei Fedelissimi, Lorenzo Mulinacci. Una notizia che era nell'aria da tempo, ma che oggi è stata ufficializzata dalla società bianconera. Il difensore Silvestri lascia Siena e passa al Cesena. Una perdita importante per la squadra, date le qualità del giocatore, ma la società fa sapere con una nota stampa. Nelle ultime 48 ore abbiamo provato invano a trattenerlo, ma senza successo. Il difensore ha manifestato la volontà irrevocabile di essere trasferito al club romagnolo per trovare un nuovo ambiente e maggiori stimoli. Immediata la reazione dei tifosi, che hanno sempre molto apprezzato l'ormai ex difensore bianconero. Era nell'aria già dalla settimana scorsa che Silvestri potesse essere ceduto. Poi è stato fatto, come spesso capita a questa società, nel comunicato è stato fatto passare che è stato lui a voler lasciare Siena, è stato lui a volere Cesena a tutti i costi. Però noi sappiamo che non è vero, però d'altra parte poi credo che sia stato impedito a Silvestri di rilasciare ogni dichiarazione riguardante Siena, e di conseguenza è un addio piuttosto cocente, non tanto per il fatto che Silvestri era comunque un giocatore leader della difesa, uno dei leader della squadra, un giocatore importante, ma perché è un segnale di smobilizzazione da parte di quei giocatori che avevano in passato discusso con l'allenatore. Non è però solo il mercato a preoccupare in casa Siena, dove nuovi dubbi ed incertezze fanno crescere la preoccupazione dell'ambiente. Risulta che proprio oggi e alcune squadre del settore giovanile non si sono allenate o non si sono potute allenare, o se si sono allenate l'hanno fatto in forma ridotto per la mancanza di un medico, che è obbligatorio durante gli allenamenti, ma lo è anche durante le partite, e quindi vediamo se sabato il problema verrà risolto all'ultimo momento, come spesso capita, oppure verrà confermate queste assenze che potrebbero costare anche il fatto di non poter disputare le partite. E adesso il volley, la Emma Villa Sobei Siena, dopo l'impresa su Piacenza per 3-1, pensa già al prossimo appuntamento, quello di domenica contro la Top Cisterna tra le mura amiche del Palaestra. Lorenzo Agnelli. È ancora alto l'entusiasmo in casa Emma Villas dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Gas Sales Blue Energy Piacenza, che al termine di una gara quasi perfetta dei sienesi ha premiato la compagine bianco-blu per 3-1. Da qui riparte il gruppo per centrare la tanto sperata salvezza, che adesso è più a portata di mano, con Padova a solo due distanze in classifica. A ribadirlo è stato Martin van Garderen, uno dei protagonisti della magica serata, che può rappresentare davvero la chiave di volta di una stagione sin qui poco fortunata. Sicuramente da tutti i punti di vista è stato importante la vittoria, i tre punti, il modo come abbiamo giocato, il gioco che abbiamo fatto, quindi sicuramente una settimana di gioia, però dall'altro ieri siamo subito messi a lavorare con la giusta
motivazione e grinta per affrontare la nuova sfida, perché sicuramente ci siamo rimessi in gioco, è tutto aperto, siamo a meno due dalla squadra sopra e abbiamo ancora qualche scontri diretti e quindi con 7 partite che mancano c'è tutta la possibilità di giocarcela. Il nostro campionato deve essere quello di quello che abbiamo visto a domenica e vogliamo rifare una partita del genere. Adesso lo sguardo è rivolto al prossimo appuntamento, quello di domenica, quando a Siena arriverà la Top Volley Cisterna, sorpresa di questo campionato che, come la Emma Villas, arriva da una sorprendente vittoria contro la Itas Trentino. Ci stiamo preparando bene per la partita contro Cisterna. Loro arrivano da una bella vittoria anche loro, veramente inaspettata, quindi saranno sicuramente anche loro molto carichi, con molto entusiasmo, e soprattutto al girone d'andata che abbiamo avuto la meglio noi contro di loro, sicuramente avranno anche questo senso di rivalsa. Però noi, cioè, lavorando bene, dobbiamo pensare a noi, al nostro modo di giocare, e quindi poi dopo la domenica vedremo poi se tutto il lavoro fatto in settimana andrà bene, però ci arriviamo molto, molto carichi, molto determinati. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo e, come anticipato, alle 22.45 al Palio d'Inverno con Veronica Costa e le tante novità legate al protocollo dei cavalli. Alle 23.30 circa la replica del nostro TG. Veramente tutto, grazie per l'attenzione e una buona serata.